Saluto gli operatori dei media che sono qui davanti a noi, le autorità, il sottosegretario alla difesa, senatrice Pucciarelli, il sottosegretario alla sanità, l'onorevole Costa, il prefetto, dottor Perrotta. Ringrazio molto il presidente della regione, il dottor Toti, per questo invito che ha portato me unitamente e sullo stesso aereo Fabrizio Curcio, con il quale l'ingegner Curcio stiamo condividendo un pezzo di strada. È quella strada che tutti assieme ci deve far uscire fuori da questa pandemia terribile. Ringrazio il sindaco di Genova e gli ho detto che è stato un coraggioso, così come io ho messo la faccia alle 500.000 vaccinazioni dall'ultima settimana di aprile. Lui ha detto: voglio vedere la Liguria, prima regione ad essere vaccinata. E questo è un auspicio, ma sono sicuro, vedendo oggi, che sarà una realtà. Come è difficile parlare per ultimi. Come italiani noi siamo spesso tacciati di essere il popolo che taglia i nastri. Bene, oggi non siamo venuti a fare passerella e abbiamo visto inoculare vaccini. E questo è ciò che dobbiamo fare. Il compito della struttura, sotto le linee guida del Presidente del Consiglio, del Premier Mario Draghi, è quello di far arrivare i vaccini in tempo e nelle quantità previste, di coordinare tutto quello che è il piano vaccinale. L'apertura oggi di questo centro, che noi chiamiamo hub grande, da 50 linee vaccinali, che si aggiunge ai 2.000 che abbiamo. Abbiamo preso il 1° marzo, che erano 1.450, oggi siamo a oltre 2.000 punti vaccinali. E questo è il discorso della strategia della campagna vaccinale. Capillarizzazione da una parte, e la Regione aveva iniziato con la capillarizzazione andando nei territori e nei paesi più lontani, più inaccessibili, e grandi hub nelle aree metropolitane. Questo a pieno regime può fare 5.000 vaccinazioni. E cosa significa questo? Che per raggiungere le 500.000 vaccinazioni bilanciate, la Regione Liguria deve farne intorno una media di 13.200 circa al giorno.